turismo, quindi viaggi, divertimento, ma non tutti sanno che il turismo deve essere anche responsabile per rispettare le località che ospitano chi ama viaggiare. Ne parliamo con Maurizio Davolio, presidente di AITR, che è l'Associazione Italiana del Turismo Responsabile. Presidente, quali sono le ultime notizie in questo campo? Ma intanto vorrei dire una cosa in premessa, è che io vengo tutti gli anni alla BIT dalla prima edizione, quindi ci tengo a sottolineare questo aspetto. No, le novità sono queste, che sta crescendo la sensibilità da parte della gente per gli aspetti della sostenibilità ambientale. Abbiamo appena finito il seminario, avevamo 150 persone con 50 in piedi che ad ascoltare questi temi, e in particolare i giovani mostrano sempre più interesse per queste tematiche, gli studenti e i giovani in generale. E cioè si sta diffondendo anche in Italia, fortunatamente, una attenzione, una sensibilità per i temi del rispetto dell'ambiente, del rispetto della cultura locale, del rispetto dei monumenti e della natura, e questa consapevolezza sta contaminando anche l'industria turistica sempre di più. Cioè noi abbiamo una crescita di enti pubblici e di operatori privati che mostrano attenzione e che adottano delle politiche di maggiore rispetto per queste tematiche in riferimento al passato. Cioè rispetto al passato c'è una crescita di sensibilità che non è ancora sufficiente, però è promettente e di buon auspicio. Strategie politiche a cui si riferiva, che cosa prevedono? Ma sa, il problema è che in Italia non c'è un vero e proprio governo del turismo. Ci sono le competenze che sono affidate alle regioni e tantissimi altri enti locali hanno delle competenze nel turismo e tantissimi soggetti se ne occupano, per cui c'è una grande frammentazione nelle competenze del turismo. Però ci sono delle linee guida che si vanno affermando anche grazie alla politica piuttosto incisiva della Comunità Europea, della Commissione Europea, che a differenza di anni fa oggi utilizza il tema della sostenibilità come un paradigma per la crescita del turismo e anche per la sua competitività, per la crescita della competitività del turismo. Cioè ci si è resi conto che il turismo, se è sostenibile, è anche più competitivo. Le destinazioni turistiche che adottano accorgimenti sul tema del rispetto ambientale, sul tema dell'acqua, sul tema dei rifiuti, sul tema dell'energia e comunque complessivamente del rispetto ambientale, hanno maggiori chance di avere successo anche economico nel turismo, di avere più arrivi, più presenze, e soprattutto possono in questo modo mantenere il loro territorio intatto per i decenni a venire, in cui il turismo continuerà a crescere come tutti speriamo. Quali sono le zone in Italia su cui occorre intervenire per preservare l'habitat? Sì, ci sono dei grossissimi problemi lungo le coste, questo lo sappiamo tutti, c'è stata una crescita edilizia, un impatto ambientale fortissimo sulle coste, in parte regolare e in parte purtroppo anche abusivo, e quindi lì c'è da intervenire assolutamente. Ma c'è anche un problema generale nelle aree interne, che sono aree colpite da fenomeni di abbandono, di esodo, di emigrazione, di invecchiamento della popolazione, e quindi c'è un patrimonio anche storico di piccoli villaggi medievali, rinascimentali, che gradualmente vengono abbandonati e che invece meriterebbero di essere tutelati, di essere difesi, di essere offerti anche sul mercato turistico. Quindi c'è tantissimo da fare, anche i fenomeni naturali, i disastri che abbiamo assistito in queste ultime settimane dimostrano che c'è un'incuria generale da parte di tutti, sia del pubblico che del privato, verso l'ambiente. E tutti noi ne paghiamo le conseguenze con le frane, le alluvioni. Ecco, c'è da fare tantissimo, speriamo che adesso, siamo in una fase anche di cambio del governo, speriamo che ci sia maggiore attenzione per queste tematiche da parte del futuro governo. Il turismo, come dicevo prima, è di competenza delle regioni. Finché la situazione è questa, le regioni dovrebbero quantomeno coordinarsi, autocoordinarsi fra di loro, per adottare delle politiche comuni. Se cambierà la legge costituzionale sarà di nuovo lo Stato centrale a essere competente, non lo so, però certamente ci deve essere un qualcuno che prende in mano la situazione.
turismo sostenibile contro, possiamo dire, turismo di massa? Come si può risolvere questo conflitto? Allora, noi bisogna fare una distinzione. Ci sono delle forme di turismo sostenibile e responsabile che sono destinate a rimanere di nicchia e che si rivolgono a un pubblico già particolarmente sensibile e attento che vuole fare quel tipo di viaggio o quel tipo di soggiorno. Ma anche il turismo di massa può essere in qualche modo migliorato dal punto di vista della sostenibilità. Per esempio le destinazioni turistiche, anche quelle diciamo che ricevono il turismo di massa, hanno la possibilità di adottare delle politiche corrette. Io che vengo dall'Emilia Romagna ho in mente l'esempio della nostra costa che offre turismo di massa, tutti lo sappiamo, però ha messo mano al verde pubblico, ha risistemato i lungomari, ha ripristinato una centralità dello stabilimento balneare, ha creato infrastrutture di servizio, cioè ha migliorato per quello che è possibile una destinazioni che erano fortemente colpite da forme di degrado e di declino ambientale. Oggi c'è una reazione che incomincia a portare dei risultati positivi.